Per la gente, il doc è qua presente. Allora, prima di iniziare il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché verso le 7:30, 8 uscirà la live reaction e ci sarà da divertirsi, perché al gol di Vlahovic esplodo, al gol di Lautaro piango. Passare il ragazzo. Allora, raga, cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? La notte porta consiglio, perciò riflettuto, ragionato, potevamo fare di più. Da una parte sì, da una parte no, perché comunque, raga, la squadra è quella, l'Inter è quella e il pareggio è il risultato più giusto. Detta come va detta, perché noi giochiamo un tempo dove dominiamo, anzi, mezz'ora, poi comunque poi esce l'Inter che dalla testa non me lo toglie nessuno, che è venuta proprio per pareggiare la partita, perché se no, boh, con le scelte del signor Inzaghi non si spiegano, come levar Çalhanoğlu e compagnia, quella non l'ho capita. Però va bene. Cosa recrimina la mia squadra? La mia squadra, regà, recrimino quello che abbiamo giocato solo 30 minuti. E ripeto, ripeto, regà, ieri ho rivisto, rivisto, rivisto. Non possiamo prendere un gol così. E non è neanche fallo, regà. Adesso non ci attacchiamo al fallo, non ci attacchiamo al fallo, perché il fallo non c'è, non c'è. Non c'è. Ah, buongiorno, buongiorno, sto cazzo, sto cazzone. Ci attacchiamo al fallo perché il fallo non c'è, è inutile. Abbiamo preso un gol veramente da coglioni. C'è davvero Gatti, Bremer, Rugani. Boh. Non li ho capiti davvero, perché se non prendi quel gol lì tu la partita la puoi andare a vincere. La puoi andare a vincere. Poi vabbè, i cambi di Allegri, tanto è inutile parlarne perché sono quelli lì. Sono quelli lì, regà, perché adesso con tutto il bene, no? Perché cosa cazzo togli a far Chiesa che e Vlahovic? Non li dovevi togliere perché stavano giocando tutti e due bene. La prima volta che Vlahovic proprio lo vedo giocare bene, fa un gran gol. Poi è vero, secondo tempo un po' spariscono, ma è anche vero che non gli arriva più un pallone giocabile. Cioè, allora piuttosto fai qualcosa a centrocampo. Cioè, piuttosto, boh, cambi modulo. Capisci? Non mi levi gli unici due che stanno attaccando. E stanno anche attaccando bene, oltretutto. Cioè, che è quella cosa lì che non ho capito, regà. Cioè, Chiesa è quel giocatore che a campo aperto ti può far male. Ti può far male. Vlahovic stava giocando bene, poi se proprio mi vuoi levare Vlahovic mi metti solo Milik o Ken, però per Chiesa metti Ling Junior, ce l'hai, Dio santo. Ma che cazzo non. Allora, perché cazzo ce l'abbiamo a fare? Comunque ragazzi, siamo dei coglioni. Anche l'Inter ha da recriminare, però ho visto troppo commenti degli interisti. Ah, devi ringraziare che Dumfries si mangia il gol. Ma perché il gol di Chiesa ve lo siete scordati? Oh, che cazzo di partite guardate le ultime volte? Cosa devo ringraziare? Cosa devo ringraziare che vi potevamo bastonare? Hai fatto un gol su un errore mio. Poi Dumfries che errore fa, scusa? Cioè, che errore fa chi corre dietro Chiesa? Ragazzi, quello è un errore. Cioè, tu vuoi mettere. Tu interista vuoi mettere l'errore che fanno i miei tre difensori con Dumfries che non segue Vlahovic? Dai, però su, regà. Dai. State, è una partita giusta da X. Nessuna di due, in fin dei conti, ha meritato la vittoria. Ci sono stati quei 30 minuti della Juve. Poi quei 20-25 dell'Inter. Quel break dell'Inter. Poi è finita, cioè, non è che sia stata una partita. Sto vedendo le statistiche, 8 tiri a 4, gran partita di merda, regà. Gran partita di merda. Primo tempo è stato. Guarda, il primo tempo è stato veramente bello. Mi sono divertito proprio.
l'adrenalina, sai, di quei Juve-Inter da primo posto. Ma secondo tempo, ragà, è stato scandaloso, ma una merda a tutte e due le parti, a tutte e due le parti, cioè. Poi comunque, allora, l'arbitraggio io lo reputo un po' sotto la media, perché è inutile che sento dire le trasmissioni all'inglese. Quella non è l'inglese proprio, quello non fischiava i falli. Cioè, poi mi ammonisci cambiasso dopo 10 minuti per boh, una mano, guarda, ci posso anche stare perché sai, andava in porta, non lo so se andava in porta, però dai, me lo voglio accollare. Però frate, su Chiesa ci sono due o tre falletti che porca puttana, non quello del gol. Quello del gol non è mai fallo, regà. All'inizio, io sono sincero, su Instagram. Appena mi hanno fatto vedere la foto, l'ho postato e ho detto dai, non è vero. Poi, però, perché sono scrupoloso, sono andato a vedere, ho trovato l'immagine dal davanti e non lo tocca mai, non lo tocca mai. Poi io sono fiero di Chiesa che non è un faraone che si tira subito su, non fa la scenata, perché sennò lì al VAR ci rimanno, attenzione. Ed era un gran casino, polemiche poi, polemiche. Perciò non ne voglio, di quello io sono abbastanza tranquillo, però diciamo che i falletti sono state due o tre occasioni che alla Juve non gli è dato un fallo, poi 30 secondi dopo stesso fallo da parte dell'Inter tu fischi. Adesso io non voglio pensare male, non sto dicendo che pro Inter, non sto dicendo questo, però devi tenere un metro. Io all'arbitro invece, e tanti dicono arbitro internazionale, ma sti cazzi, dover arbitrare una partita di Champions e fai una cosa così ti massacrano, ma come giusto che sia, come giusto che sia. Per me è stato a cazzo suo, cioè a cazzo suo, ci sono state cose che ha voluto vedere, cose che non ha voluto vedere, ma anche da parte dell'Inter ci sono stati dei falli, che è stato uno soprattutto Bremer Thuram. Ok, quando l'ho visto fischiare ho detto ma vieni, ma però sono coglione, cioè nel senso mi deve farlo così, un po' i coglioni mi girano, ma vabbè. Comunque regà, rimane il rammarico perché comunque abbiamo affrontato la grande Inter, ma la grande Inter per me è battibilissima, e per me il Napoli glielo può fare lo sghetto all'Inter, se glielo può fare, glielo può fare benissimo lo sghetto il Napoli all'Inter, soprattutto al Maradona. Speriamo, solo che per me noi col Monza rischiamo, noi col Monza, comunque non siamo una squadra da scudetto. Mi ha fatto piacere sentire Rabiot che lo diceva, che nello spogliatoio ne parlano, io ci voglio credere, però obiettivamente non siamo una squadra da scudetto. Obiettivamente l'Inter è più forte, anche se ieri non lo ha dimostrato per niente, anzi, proprio. Cioè, se questa è l'Inter, davvero, cioè, se a gennaio ci rinforziamo un attimo, lo vinciamo a mani basse lo scudetto, cioè, con tutto il bene. Però ci sono anche dei però da dire, sai, l'Inter ha avuto tanti nazionali, anche noi, ma l'Inter di più. C'è da dire dalla parte nostra che ci mancavano dei giocatori importanti, all'Inter gliene mancava solo uno, Bastoni. Cioè, ci sono tanti però che boh. Vedremo, non vedo l'ora che ci sia già il ritorno, perché queste partite mi mancano. Quest'anno purtroppo non ne giochiamo partite così sboroni, ma vabbè. Però abbiamo il Napoli fra un po'. L'8 dicembre abbiamo il Napoli e quella sarà una partita importantissima, perché se l'Inter per sbaglio cade a Napoli, noi vinciamo col Monza e vinciamo anche col Napoli, regà, si rimane a più uno. È tutto nelle nostre mani, ce la dobbiamo giocare bene. Allenatore, regà, il nostro allenatore è questo, cioè, tanto è inutile ormai. È inutile, non è. Quello è 3-5-2, punto. È limitato. E gli si può dire quel cazzo che volete, eh. Però è limitato, cioè io ne vedo tanti difenderlo. Per l'amor del cielo, abbiamo dovuto giocare con Nicolò Lussicaviglia. Ma che cazzo te lo dici di giocare col 3-5-2? Cioè, nel senso,
Ma chi cazzo te lo dice? Gioca col 4-3-3. Qual è? La cosa è semplice. Metti Gatti da una parte, metti Cambiaso dall'altra, centrale ci metti Rugani e Bremer, giochi col centrocampo a 3, giochi con McKenny, Rabiot, poi io Locatelli l'avrei fatto partire titolare da subito, ma va bene, questi sono dettagli. O col 4, e poi l'attacco lo provi il tridente. Cioè un Ealing Junior non me lo puoi non far mai entrare. Cioè non puoi non farmi mai entrare Ealing Junior. Mi sono realmente rotto i coglioni di sta storia. Sto ragazzo non gioca mai. Cioè abbiamo un potenziale fenomenino, perché è un potenziale fenomenino, perché comunque ancora è giovane, però i colpi da grande giocatore ce li ha. Però porca troia, se non lo fai mai giocare, poi me lo metti 10 minuti, cosa ci aspettiamo? Diventa Ronaldinho? Cioè, raga, i giocatori hanno bisogno, raga, hanno bisogno di giocare. I giocatori hanno bisogno di giocare, se non me li fai mai giocare, i giocatori poi non rendono. Comunque, raga, buon lunedì, mi raccomando. Siete bravi. Porca puttana. Settimana sarà lunga, gufferemo le italiane in Champions League, okay. È giusto così, e buona. Iscrivetevi al canale e accendete la campanella, perché stasera esce la live reaction, mi raccomando. Un bacione dal doc.